Grave incidente sul lavoro ad Aversa, in provincia di Caserta. Un uomo è deceduto sul colpo, mentre un altro operaio è in gravissime condizioni all'ospedale San Giuseppe Moscati della cittadina casertana. È successo stamane alle 8 in un cantiere di via Giotto della città normanna. Il ponteggio su cui i due operai stavano lavorando è improvvisamente crollato, facendo precipitare i due a terra. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato. Un uomo di 64 anni, Raffaele Monteleone, si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra della sua abitazione a Casoria, morendo sul colpo. La vittima era dipendente della ASL Napoli 1 ed in particolare dell'ufficio provveditorato oggetto delle perquisizioni e del sequestro di atti avvenuto da parte della Guardia di Finanza. L'uomo non era tra gli indagati, ma lavorava insieme con la dirigente Loredana Di Vico, indagata insieme con il marito e i cognati per turbativa d'asta e frode nelle forniture. Monteleone si occupava del trasporto, dunque non aveva a che fare con l'approvvigionamento degli strumenti e medicinali e non figura nemmeno nell'inchiesta aperta dalla Procura napoletana. Secondo quanto si è appreso, l'uomo aveva problemi di tipo personale con la famiglia e da tempo si offriva di una forma di depressione. È probabile che le perquisizioni abbiano sconvolto il precario equilibrio mentale del 64enne, conducendolo a commettere il folle gesto. Intanto la magistratura ha aperto un'inchiesta sulla sua morte. Contro il capitano del NOE, Giampaolo Scafarto, coinvolto nell'inchiesta Consip, spuntano ora le rivelazioni di due dei suoi uomini. Interrogati dal pubblico ministero che indaga sul depistaggio, hanno dato la responsabilità all'ufficiale, dimostrando, relazioni di servizio alla mano, di averlo informato di ogni dettaglio, anche del fatto che nessun agente dei servizi segreti li aveva seguiti durante il recupero dei pizzini che avrebbero incastrato il padre di Renzi, Tiziano, ma il superiore avrebbe ignorato tale segnalazione. Rafforzate in occasione delle festività pasquali del 25 aprile e del 1 maggio le misure di prevenzione generale di controllo dell'intera città e dell'area metropolitana di Napoli. Le misure varate al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto con la partecipazione del sindaco e dei responsabili delle forze dell'ordine, prevedono un'intensificazione dei servizi di vigilanza a tutela degli obiettivi sensibili, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, luoghi di culto, patrimonio artistico e culturale, con particolare attenzione alle zone di forte richiamo turistico. I carabinieri della stazione di Torre Annunziata hanno individuato e tratto in arresto Valentina Ivanovic, 26 anni, residente a Torre Annunziata e già nota alle forze dell'ordine, irreperibile da quasi 7 anni. Alla donna, trovata nell'insediamento Rom di via Molini a Vapore, è stato consegnato un ordine di carcerazione emesso il 16 agosto del 2010 dalla Procura di Ferrara. Responsabile di furto aggravato, la donna dovrà espiare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Al momento dell'arresto è stata inoltre denunciata per possesso di documento falso, avendo esibito una carta d'identità rilasciata dal comune di Monza ad un'altra giovane. L'arrestata è stata tradotta nella casa circondariale di Pozzuoli. Colpo al traffico e allo spaccio di droga nel cuore di Caivano, arrestate 4 persone. I poliziotti, dopo una operazione che comprende anche le zone di Afragola, Maddaloni e zone del Beneventano, hanno scoperto e smantellato una piazza di spaccio in via Cairoli nel centro storico di Caivano. Sono stati arrestati Carlo Esposito, Francesco Ambrosio, Francesco Falco e Alessandra Trisbalto, tutti già noti alle forze dell'ordine per vari reati. Dei 4 accusati di concorso in spaccio di stupefacenti, i primi 3 saranno processati per direttissima. Intanto le forze dell'ordine sono sulle tracce di un quinto uomo, per ora sfuggito alla cattura. E la polizia ha arrestato a Napoli un 29enne, Giuseppe Memoli, con precedenti di polizia specifici, colto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. L'uomo è stato sorpreso dall'irruzione dei militari mentre seduto ad un tavolo nella parte solpalcata del basso confezionava bustine di cellophane trasparenti contenente sostanza stupefacente marrone tipo hashish. I poliziotti, in una perquisizione più accurata, hanno poi rinvenuto in una controsoffittatura del solpalco, all'interno di una busta di plastica rossa, altre stecche di hashish e alcune buste termosaldate contenenti grossi cristalli di cocaina. In un cassetto di un mobile è stata invece trovata una macchina per confezionare i sottovuoto, un bilancino di precisione e 2 coltelli con lama annerita dal taglio dello stupefacente.
ed ha riaperto oggi con la prima corsa effettuata alle 9.30 alla funicolare di Montevergine. L'impianto è tornato in esercizio dopo il ripristino strutturale deciso e realizzato un anno fa dalla Regione Campania su iniziativa del Presidente ed il successo confermato dai numeri della stagione scorsa, ricorda una nota di Palazzo Santa Lucia. L'apertura al pubblico è prevista anche quest'anno fino al prossimo mese di ottobre. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Come di consueto, prossimo appuntamento col TG Ora tra un'ora circa, più tardi.